Allora, vai a fare i compiti, dai. No. Sì. No. Vai a fare subito i compiti. No. Vai a fare i compiti. Vuoi diventare un vichingo ignorante da grande? No, ma io non li voglio fare. E allora forza, vai a fare i compiti. Che cavolo ci fa quella bambola lì? Portala via subito, Vito. Se no ti caccio. Sì, ok, voi la fate facile. L'ho tenuta in questi giorni e mi ha fatto passare l'inferno. Vi rendete conto che non ho più dove nasconderla? Prima o poi i miei genitori la troveranno. E quando la troveranno cacceranno fuori prima lei e poi io. E io non voglio diventare un barbone. Ma già sei un barbone. Ma non in quel senso, barbone. Comunque, adesso voi mi aiutate a trovare una soluzione, ok? Ale, scappa! Ci vuole uccidere! Ma siete stupidi o cosa? Venite subito qui a darmi una mano. Perché non si apre questa porta? Ragazzi. Sì. Avete finito? Non si apre. Sì, a parte che se non tirate via la maniglia non si aprirà mai. Secondo, voi mi servite qui. Ho bisogno del vostro aiuto. No, 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 dai ragazzi, per favore, venite qui. Va bene. Signorina Annabrut, io l'ho riportata di nuovo a casa sua. Per favore, stia buona e non mi traumatizzi i miei cugini, ok? Ho passato le migliori peripezie. E il problema non è tanto la bambola, perché alla fine con me si è comportata bene. Anzi, vi dirò una cosa, l'altra volta mi ha anche aiutato a fare uno slime. Sì, l'abbiamo visto il video. Per questo penso che questa bambola non sia del tutto cattiva. Ma il problema è che non mi posso fidare al 100%. E se questa bambola nascondesse un segreto che noi non possiamo sapere? E magari sta bluffando? E magari prima o poi si scatenerà tutta la sua ira e ci farà del male? Non possiamo essere impreparati. E adesso possiamo valutare qualche proposta. Tu hai qualche idea? Portatela a casa. Wow, non sei molto d'aiuto. Manu, tu hai qualche idea? Certo, siete voi in sintonia perfetta, si vede che siete fratelli, complimenti. Ma non mi state aiutando! E vi ricordo, fifoni che non siete altro, che questo non è soltanto un problema mio, è anche un problema vostro. Dovete darmi una mano, io voglio riposare qualche oretta, ho gli occhi praticamente rossi, non dormo da due notti! E adesso mi riposo. Ai, mi sono fatto pure male. Che ridi? Io dormo. Vita. La bambola dov'è finita? Nemmeno posso riposare 5 minuti. Dove cavolo è andata a finire? Era lì, era sul divano. È sopra il tavolo. Ma è sopra i miei compiti. Sopra i tuoi compiti. Non è che per caso vuole tornare a scuola, il problema è questo. Perché ce la portiamo volentieri. La lasciamo a scuola e abbiamo risolto il problema. Nella scuola di Manu. Sarebbe bello farla diventare tutte le mie maestre su Nabri, così niente a scuola. Sì, e sei un genio. Ma cosa diavolo ti passa in mente? Far diventare le maestre sonnambule, ma tu ti immagini una scuola dove tutti camminano... Oh, oh no, ma cosa cavolo ci fa sul quaderno? Manu, perché hai lasciato i compiti sul tavolo? Non li ho finiti. Ma tu prima di giocare devi finire i compiti. Ma perché? Come perché? Ci vediamo. No, Manu, non ti nascondere e vieni qui. Manu, questa è una responsabilità tua. Manu, in qualità di tuo fratello maggiore, devo rimproverarti. Ti ho detto 100.000 volte di fare i compiti. La scuola è una cosa importantissima per avere un futuro. Se vuoi trovare un lavoro da grande, devi studiare, devi impegnare. E ti ho detto 100.000 volte che viene prima il dovere e poi il piacere. Bravo, bravo Alessio, complimenti. Mi è piaciuto molto il tuo discorso. Finalmente Alessio ha preso la sua posizione. Quindi immagino che tu abbia fatto i compiti. Ti prego, Ale, dimmi che non è vero. Ora li faccio, lo giuro. Quello ride, giustamente se la spassa. Quante volte ti ho detto di non guardare quello che fa Ale, ma di essere responsabile di quello che tu fai. Oggi tu devi fare i compiti, altrimenti niente più succo di frutta. No, il succo di frutta no, un'altra cosa. No, no, succo di frutta, dai, no, no. Alzati, vieni qua, dai. Allora, mi toccherà prendere Annabrut. Guardate Manu quanto è fifone. Prenderò Annabrut e la metto qui, così non darà fastidio. Poi dopo troveremo una soluzione, non ti preoccupare, arrivo subito. Aiuto quel mattacchione a fare i compiti e sono da te. Piccoli vichinghi, oggi aiuterò Manu a fare i compiti, perché questo mattacchione altrimenti non si farà mai i compiti e non possiamo fare i video così. Comunque iniziamo subito a prendere qui la penna. Eccola. Maestro. Qui. Primo, non sono maestro. Secondo, cosa vuoi? Posso andare a prendere il zaino. Perché non l'hai portato? No, l'ho messo là. Vabbè, dai, vai a prendere lo zaino. Trova sempre una scusa per non fare i compiti. Si sta facendo tardi. Vita!
Cosa cavolo stai facendo? Ho pensato, ho visto che la bambola ha aiutato te a fare lo slime, forse aiuterà pure a me a fare i compiti. Manu, non fare scherzi, non fare cose di cui potresti pentirti. Il mio è stato un puro caso, non possiamo sapere come reagirà con te. Dai, ma che cosa mi può fare? È solo una bambola. Manu, questo non è un gioco, quella è una bambola stregata, non si sa quello che potrebbe succederti. Manu, per favore, non farlo, ok? Ti aiuterò io a fare i compiti di matematica, te lo prometto! Ma tu eri uno schiappo in matematica! Noi non sappiamo se tornerai di nuovo tu! Correrei il rischio! Ciao! No! No! Di nuovo no! Perché l'hai fatto? È successo già una volta e lo potevo accettare, ma la seconda volta basta! Però adesso devo trovare una soluzione, perché quello quando si sveglierà sarà un sonnambulo. Ok, eccolo lì. Si sta svegliando. E già è un sonnambulo. Me l'aspettavo. Dove va? Dove sta andando? Oh no. Qua c'è un quaderno. Mi è venuto la voglia di fare i compiti. Per fortuna che c'era un quaderno. A me piace studiare. Manu, ma cosa diavolo t'ha fatto? 2 più 2 meno 2 fa 27. 2 più 2 meno 2 non fa 27. 40 centomila. Ma che cavolo vuol dire 40 centomila? Ma che sta facendo? Sta sbagliando tutti gli esercizi. Ah, in una tasca ho 100 euro e nell'altra ho 300. Quanto è in totale? C'hai i pantaloni di un altro. Non puoi mai avere 100 euro e 400 euro. Battuta, questa era vecchissima. Ok, ho trovato la soluzione. 27 fiammiferi. Tu ti sei bruciato il cervello! Cosa cavolo c'entra? 100 euro e 300 euro, 27 fiammiferi, perché? Adesso passiamo alla geografia. Dove si trova l'Amazzonia? Si trova vicino a Padova! È molto lontana! È troppo divertente, sta sbagliando praticamente tutto, però mi sto divertendo un sacco. La mansione vicino Padova è più ignorante di prima. Ma adesso credo sia arrivato il momento di farlo svegliare. Dobbiamo provarci, perché non può stare tutto il giorno così. Prima o poi mia zia tornerà e non penso le farà piacere trovarlo in queste condizioni. Egregia signora Annabrut, potrebbe far svegliare mio cugino per favore? Lui è incosciente, non l'ha fatto apposta di toccarle la fronte. Lo può fare svegliare? Dai, ha dei bei capelli oggi, complimenti. Ha un bel gilettino, un bel vestitino, è molto sexy. Ci può liberare, mio cugino? Non posso sopportare tutto questo. Ok, è completamente impazzito e la bambola non lo vuole risvegliare. Cosa posso fare, piccoli vichinghi? Mio cugino è solo un bambino. Mi sento quasi in colpa. Lui dovrebbe essere al sicuro perché io dovrei prendermi cura di lui. E invece mi sono distratto. Tutta colpa mia. Quali animali vivono sott'acqua? I canguri, il leone sottomarino. Che l'ho visto ed è fantastico su quel video. Adesso farò una mia richiesta personale alla bambola. Chiederò di prendere me. Io sono più grande, è giusto che sia io a essere un sonnambulo per tutta la vita. Sono pienamente d'accordo che tu ti devi sacrificare. Certo, immaginavo, non sia mai che tu abbia uno sprint di coraggio. Ma non ti preoccupare Alessio, anche tu ancora sei molto giovane. Io invece nelle vesti del vostro re mi devo sacrificare. Abbi cura di tutti i vichinghi, promettimelo. Hai vinto tu, lascia stare mio cugino Van, lui è ancora molto piccolo. Prendi me, sarò io a essere il tuo sonnambulo per tutta la vita. Perché? Perché sto facendo i compiti? Io odio, via. Aspetta un attimo, ma non sono un sonnambulo. Manu, stai bene? Sì. Vieni qua. Oh, grande. Sei sonnambulo? No dai, non scherzare. Ok, Manu non è sonnambulo e nemmeno io sono sonnambulo, quindi questo significa... La mamma è stata buona oggi. È stata buona. Probabilmente avrà visto in me lo spirito di sacrificio nel voler salvare Manu. Stavo per rimetterci la pelle per questo tuo errore. Chiedi subito scusa a Vito. È per colpa tua se Vito stava diventando un sonnambulo per tutta la vita. Sì, Vito, hai ragione. Ti devo dare scuse. Mi dispiace. Vieni qua, abbracciami, figliolo. Ah, piano, piano. Oh. Sono un po' arrugginito. L'importante è che tu stia bene. Vito, mi sento un po' ancora male. Come ti senti male, Manu? Cos'hai? Mi sento strano, per favore, Vito, aiutami. Manu! Manu! Manu, svegliati! Ti prego! Manu! Perché ha detto ti amo?